Presto, presto, questa città sarà mia! Mario? Mario, che stai facendo? Mi stai tradendo con un piccione! Maledetto Mario! Dammi qua il joypad, dammi qua! E porca vacca, mamma mia! È volato via? C'era davvero proprio? Vabbè, sono Eroge degli Abbi e bentornati dallo scienziato pazzo Mariogeno! Oggi dobbiamo tornare nella città e siamo alla ricerca di una banda di musicisti per la festa che ti passa! Abbiamo una bellissima festa da fare e quindi qua ne ho già trovato un altro! Ehi amico, vuoi unirti alla festa? Okay. Ehi, come butta? Sei un mio ammiratore? O hai per caso bisogno di aiuto? Senti, tu stai parlando con un beep, sono io, il mamma mia Mario! Comunque... Ah, così la sindaca vuole organizzare un festival. Ne è passato di tempo, non vedo l'ora di partecipare. E poi la paga è sempre molto generosa. Ops, fai finta di non aver sentito. Ci sto, lo farò per amore della città. E dei soldi! Abbiamo un'altra luna e abbiamo un altro musicista. Quanti ne dobbiamo trovare? Non lo so. Quanti ne mancano, amica mia? Vediamo un po'. Sì, ce l'hai fatta. Sei veramente un mago nel reclutare musicisti per il nostro evento. Grazie l'aiuto. Ancora due e potremo dare inizio al festival. Continua a cercare. È molto semplice. Facile per un esperto come me. Dai, andiamo, ragazzi. Ma chi vuole la piccia? Voglio la sindachessa. Ehi, 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 ehi. Oh, la sindachessa mi fa le guancette rosse. Mamma mia, che bella vita! Io adesso... Avete visto? C'era un uomo triste nella panchina, che succede? Ehi, che succede? Mi dica! Che succede? Che succede? Che succede? Ok, lo lascio in pace, credo che sono io che rendo triste le persone. Va bene, dobbiamo trovare un altro musicista e qua c'è una luna in gabbia. Ehi! Ehi! Come si fa? Con la macchinetta? Dammi qua. Senti amico, passami sto robo. Ah, posso diventare lui. Non ci credo. Ma ragazzi, senza proprio neanche chiedere il consenso, prendo le persone. Ok. Comunque, bellissima sta roba. La città è il livello più bello, perché la macchinetta può passare sotto e prenderla se fossi capace. Olla. Bene, ho preso la mia banana. Adesso me ne posso andare. Andiamo a cercare altre persone da rapire con il mio cappello. Guarda lì che cosa c'è, un'altra isola. E vedo un altro musicista. Uno di quelli che devo prendere, non è un problema. Che sto a volare. Palo elettrico. E che cosa è successo qui? Sembra un mostro uscito da Half-Life con uno spinotte. A vederlo così mi fa quasi pena. Ma neanche tanto. Vabbè, signor musicista, io ho bisogno... Signor musicista, aspetta che gliene suono. Ehi, come mai quella faccia seria? Posso aiutarti? Interessante, la nostra sindaca è proprio una che ci sa fare. Contami senz'altro per la musica questa magnifica città. Farei questo e non solo. Per i soldi, fanno tutto per i soldi. Comunque, ce l'abbiamo. Siamo bravi. Stiamo andando bene. Che altre cose possiamo prendere? Ah, guarda lì, un'altra luna. Ce ne servono tante per lasciare sto posto, quindi devo andarle a prendere in un modo o nell'altro. Qua non si può rimbalzare. Ah, qua so cosa devi fare. Il salto turco. Aspettalo, eccolo qua. Salto turco parkour. Salto turco parkour. Salto turco parkour. Guarda che bravi. Guarda che bravi. E qua che cosa c'è? Benvenuto al mio personale parcheggio rialzato per motorette. No, tu hai un parcheggio per motorette. Devo prenderla. Ora ho capito. Arrivo dopo, arrivo subito. Devo un attimo fare il palo della luce. Wait a second, there are other things here to take for me. And I need to take it now. Take it now. Take it. Oh. Mamma mia, quella povera luna soffriva di vertigini. E anche io. Ok. Ok. Bene. Andiamo, ragazzi, a prendere la motoretta. Devo prenderla. Ho trovato la motoretta. Come porto la motoretta? Non lo so. Ho paura. Sopra le scale? Oh no.
Oh no. Oh no. Ah. Non ci posso credere. Ah! Oh cavolo, faccio casini. Piano. 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 Piano forte. Ok. Ce l'abbiamo fatta. No, complimenti, sei il primo cliente che parcheggia qui la sua motoretta tra tutti i giocatori del mondo. Dai, yeah. Ovviamente se la teneva nel taschino. Potevi darmela anche prima tutta sta fatica. Torna a trovarmi. Dov'è veramente l'ultimo tizio? Devo trovare l'ultimo cantante. Deve essere da ste bande. Da ste bande, l'avete capita. Cantante da ste... Qua sopra, qua sopra, qua sopra, cosa c'è? Qua sopra! Dove sto andando? Dove sto andando, ragazzi? Ho paura! C'era una mega luna! Anche qui! Mamma mia! Incredibile! Guardate Mario, King of the World! Nemmeno Spooderman potrebbe raggiungere queste altezze! Credo che lì ci sia il prossimo musicista! Vabbè, ci proviamo! Superman! Niente, 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 vabbè, 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 vabbè. Sono arrivato comunque vicino in un altro palazzo. Infatti è là il musicista che ci serve. Devo assolutamente... No, di nuovo il piccione! Dannato piccione, vattene! Andiamo un po' a vedere che c'è qua. C'è un Toad. Che ci fai qua? Sei un Toad suicida, tu? È splendida città e tutti questi mesi grattacieli. Ero curioso di sapere come fossero fatti dentro. E vengo a scoprire che uno di questi aveva una luna di energia al suo interno. Prendi! Ma che genio. Per un attimo mi fanno il jumpscare. Quando fanno così non si vede niente per un attimo. Poi esce una luna. Sembra che gli abitanti di questo regno vadano matte per i grattacieli. Sono i New Donk Easy. I New Donk Easy, troppo bravi. Comunque ci mancano solo tre lune. Sono sicuro che una triluna finale ci potrebbe già aiutare. Proviamo ad andare qui sopra allora. Siamo sopra un altro palazzo. Ok, ok, ho capito. Qua dobbiamo... Ecco, ecco, ho capito. Ho capito come si fa. Baraboy. Sì. Devo fare in fretta. Devo fare in fretta. Ok. Ok. Che bravi. Che bravi, ce l'abbiamo fatta. E abbiamo l'ultimo tizio passo. Ehi amico, ferma la trombetta, che Gabby al casa ti aspetta. Ciao, cosa ti porta fin quassù? Ah, sì, allora diventiamo migliori amici. Subito, quando si parla della sindaca, nessuno può resistere. Certo che mi piacerebbe aiutarvi con il festival, grazie dell'invito. Ehi, ehi, ehi. Tanti, 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 tanti progressi. Sono felicissimo. Quindi adesso abbiamo tutti, tutti per una mega festa. Fantastico, ci sono tutti i musicisti di cui abbiamo bisogno per iniziare. Ma c'è ancora un problema. La centrale elettrica sotterranea è fuori servizio. Cosa? Senza corrente è impossibile mettere in scena il festival. Come possiamo fare? Non è che potresti darci una mano. Però dopo voglio un bacino. Però adesso devo capire come andare nella centrale sotterranea. Cioè, non pensavo ci fosse un posto sotterraneo. Dove cacchio vado? Forse qui. Forse... Ah! Ho capito! Fammi un attimo prenderti il checkity point. E prima di andare prendo anche un attimo il baretto. Vado un attimo in questa casa. Che hanno sempre... Aspettate! Lasciatemi! Ora ho capito cos'è! È mia quella luna, è mia! Levatevi! 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 Mi tocca rifare. Vabbè, già che ci siamo, facciamo anche questa! E che fai? Te ne privi? No. Sono atterrato in un altro grattacielo molto, molto più alto del solito questo. Qua è dove mi alleno di solito. Ma chi sei tu? Ma lei cosa vuole? Allora, oscilla. Ok. Assurda sta roba! Ok. Occhi d'occhi. Oh, oh, oh,
oh, oh, Orango Mario! Okidoki, okido. Perché salti all'indietro tu lurido? E c'era una luna! E c'era una luna, signori! Ottimo, ottimo! Ora si fa sul serio! Oh, cavolo! Oh, cavolo, cosa è sta roba? Mi gira la testa dopo questo livello! Ai, 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 ai! Ok, queste monete, guardate, non sono così... Dai, l'ho presa, dai, almeno questo! E questa è l'ultima! Bene! Bene, bene, posso tornare a casa! Posso tornare a casa? Vedete, sono talmente alti sti palazzi che si estendono sopra le nuvole! Yau! Oh, devo tornare indietro. Almeno da questa parte si va più veloce. Però ho capito che posso saltarvi. Levatevi. Levatevi. Adesso, questa volta se la si fa. Questa volta la si fa. Si salta in testa! Era il bumbo trucco! Era il bumbo trucco! Senti! Oh, mamma mia, pensavo di averla persa. Abbiamo fatto, abbiamo tutto. Ora, stavo parlando del tombino. Ah, incredibile, ma come ha fatto? Comprate i cappelli marioni. Cappelli marioni per tutti i mattacchioni. Adesso, siamo nel luogo triste, centrale, atomica, sotterranea. Siamo attenti, questo è un luogo dove ci dovrebbe andare sempre mio fratello Luigi. Questi sono luoghi spaventosi da Luigi Mansion. Non voglio, paura. Ok, giriamo la catapecchia qua, bravo. Se mi metto qua posso anche prendere le monetine. Avete visto che furbo? Ok. Zio santo, sono un mago nell'uccidermi. Ok. Buona. Dai, ridammi il cappello. Ok. Adesso correre. Saltare in testa questa stupida. Ok. Andare avanti per di qua. Andare avanti per di qua. Stare attenti gli schitti di Bowser. Schitti di Bowser. Pulisci. Dai, tappettino. Ecco qua, avete visto il mio aspirapolvere. Quanto utile. E altri dannati stupidi moschitos che ovviamente vivono nel letame. E pulisci tutto. Guarda, voglio il mondo di Mario pulito. Pulito sgrassatore con... la macchia fa il furore. Immaginate una collab tra Mastro Lindo e Mario. Epica. Basta tirarci il cappello. No, Mario, 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 Mario! Mario! Mario, Mario, dai, appenditi anche tu. Ok. Ok. Yes. Yes, yes. Yes. Ora aspettiamo. Aspettiamo. Sì. Sì. No. Ti odio. E adesso? Questo sarebbe un salto semplice per un pro. Ok. Ok. No! Quella cosa fa schifo, fa! Sì, non è neanche servito. E che ci fai tu qua? Perché mi hai mandato? Sei una trota. Che ci fai qua? Che ci fai qua? Sono venuta fino a qui, voglio vederci chiaro su ciò che succede nella mia città. E così le amichette di questo mostro sono scesi fin qua giù. Ma scusa, potevi farcela tu, perché mi hai mandato a morire? E come se... non... cioè, come ce l'ha fatta lei? Come ce l'ha fatta lei? No, 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 wait. No, non posso morire, non posso morire, non posso morire, non posso morire. Allora, tu torna. Basta schittare. Mangia, mangia. Ecco, atterrati, esplodi. Ottimo. Ok. No, no, cattivo, cattivo. No! Ecco, aia, ok. Perché sei un deficiente, Mario? Non ti ho detto di fare quel salto, perché vengo sciolto! Non ho mai sofferto così tanto in un episodio di Mario. Oh! Sì, sì. Mm.
No, ho perso la voglia di cantare, ragazzi. Voglia di piangere. Oh, adesso. Questo episodio poteva durare un'ora in meno. Voi lo vedrete corto, ma io ci sono stato molto. Oh, ok. Ok, New Donk City Power. Dai, amici. Dai, amici, sono stato bravo. Boink. Guarda che roba, ma cosa avevano? Ma perché vi servivo io con una tecnologia del genere che producono lune? Ma quante lune ci sono, vecchi? Le voglio tutte! Ma sono troppe! Ma ci sono tutte le lune di Mario Odyssey! Ma che cosa devo fare io tutto questo tempo? Wow, Mario, hai sempre una sola manica! Grazie a te, ora possiamo dare via l'evento! Ora sì che possiamo inaugurare il festival! Diamo inizio alle danze! Ehi, ti andrebbe di partecipare al festival? Sì! Voglio partecipare! Dai! Magnifico, sono sicuro che farei un figurone. No, ragazzi, cos'è sta roba? Un festival tradizionale. Ma cos'è sta roba? Ladies and gentlemen, assurdo. Pauline, guarda Pauline ovunque. Tutti ossessionati da Paulina. E vabbè, con quale eleganza, ma Peach, spostati, ti prego. Pauline, calpestami. Andiamo, dai. E adesso divento 2D, perché adesso si inaugura il Mario 2D, che devo andare sopra, aspetta. Eccomi qua. Ma dai, cioè sto vedendo delle cose assurde. Questo è il primo Mario, ci sono le robe del primo Mario. No, vabbè. Bellissimo. Arrivo, Pauline! Arrivo! Ma qua che devo fare? Ah, funziona. Mario, per un attimo la legge di gravità, ciao. Ok, fermi. Yeah. Aia. Niente, oggi sono nabbo. Non facciamo conto di quello. Però aspetta, se è il vecchio Mario ci dovrebbe essere anche Donkey Kong. Vediamo se c'è Donkey Kong. Secondo me c'è Donkey Kong. L'ho visto! È lì! C'è Donkey Kong! Devo andargli a tirargli un cragnone. Pauline, infatti, mi avete tutti detto nei commenti che è la prima ragazza di Mario. Poi non so perché si sono lasciati. Probabilmente a Mario preferisce le bionde. Donkey Kong, vedete, di K le monete. Vabbè, sto perdendo cuori come un nabbo. Aspetta. Di K, vedi? Ok. Dai, Donkey, basta! Me lo ricordo, io ci ho giocato a sta roba quando ero piccolo. Quindi lasciamo perdere. Ah! Ah! Certo che morire ad un festival non è una cosa bella! Esplodi! Addio, Donkey Bong! Mi dispiace, è anche lui andato. Scusate, è arrivato il vostro VIP. Grazie di tutto, questo festival lo dedico a te. Senza il tuo aiuto non ce l'avremmo fatta. Ti prego di accettare questo dono come segno della nostra sincera gratitudine. Una multibanana. Grazie, Paulina. Troppo bella. La città è anche Paulina, quindi. Bello, questo, questa è creatività nei videogiochi, mi piace. Mi piace molto come hanno fatto. Ah, ok. Ok, commovente. Credo che comunque abbiamo tutte le lune adesso per andare, ma anche troppe ne abbiamo. Meno 20, ma sì, ma butta tutto dentro nel frulla Mario. Uppi, yay. Ecco qua, abbiamo creato un'altra Pempelmo, Luna Pompelmo. Ma quanti mondi ci mariano? Sì.
No, davvero, quanti ci mancano adesso? Dove stiamo? Dove andrò adesso? Abbiamo visto la city e ora si va verso l'oceano. Siamo ad un bivio. A che regno pensi sia diretto, Bowser? Regno del mare? Regno della neve? Andiamo a farci una vacanza al mare, dai. Tanto per il regno del mare, ottima idea. Ma facciamoli tutti e due. Ma andiamo nel regno del mare, che ha voglia di una vacanza dopo tutto questo festival, lavoro, far l'influencer lì. Costa fatica, no? Quel festival è stato straordinario, però ora è giunto il momento di tornare in azione. Forza, andiamo! Mentre siamo in viaggio, perché non dai una ripassata veloce a un paio di cose? Così i viaggiatori... Oh no, di nuovo... Regno del mare! Bollicina! Sembra bello, guardala! Questo mi ricorda già più Bowser Fury, non so come mondo. Bello! Chissà in cosa possiamo trasformarci. In un polipozzo? Che ci faccio qui? Che è sto coso? Cos'è in cucina quel calice gigante? È un polipozzo. Ehi, salve abitanti dell'isola, che c'è? Tu hai l'aria di uno che potrebbe aiutarci, lo vedi quella mostruosità davanti a noi? Si sta bevendo senza ritegno tutta la nostra preziosa acqua nobile. Ti prego, aiutaci. Beh, l'acqua nobile servirà a qualcosa. I turisti non verranno qui finché quel bruto non sarà andato via. Sono orme di Bowser, quindi è passato per di qua. È passato per di qua, il malvagio. Hai avuto il coraggio di profanare le fontane. Ha tappato le fontane, Bowser. Dobbiamo trovare il modo. Ok, quell'interruttore è la chiave per far funzionare di nuovo le nostre bellissime fontane. Vado subito. Aia! Mi ha schittato in faccia sto scorpio. Cos'è? Tieni premuto per avanzare. Guardami! Vado velocissimo in acqua. Posso salire e posso sparare in tutte le direzioni. Ma è bellissima sta cosa. Siamo dei polpi d'acqua. Guarda che cattivo. Ho stra paura. E finalmente dei gabbiani. Gabbiani, venite qua. No. Perché solo i piccioni mi vengono addosso in sto gioco? Posso, quanto posso andare in alto? È un po', eh. È utile sta roba. Scappi da tutti i nemici. Voli un po'. Ok, ok, ci sta. Vabbè, dai, interessante. Tu, l'entrata del faro è poco più avanti. Grazie. Vado subito. Vado subitissimo. È bello che possiamo anche andare sott'acqua. Sto livello è bellissimo. Quel tunnel qui in basso è piuttosto lungo. Se solo un pesce potrebbe attraversarlo. Ok, devo diventare un pesce. Signori pesci, salve. Ok, ok. Ora farò una cosa un po' pericolosa per noi pesci, ma devo farla. Pesce fuori d'acqua. Veloce, veloce, che adesso c'è il problema inverso. Non abbiate paura, sono io. Mi immergo, mi immergo. Bene, come pesce ci posso andare. Ok. Ehi, ma aspetta, ero un pesce. Adesso non sono più un pesce. Devo diventare un pesce di nuovo. Ok. Ok, siamo un pesce. Vai. Spostatevi. Guarda, come Crash Bandicoot. È come Crash Bandicoot. C'era un livello dove c'erano quei cosi su Crash. Stai attento. Allora, stai attento. Stai attento. Le cose... Quelli sono i pesci elettrici. Non mi viene il nome adesso. Però sì, sono quelli. Sono quelli, cavolo. Guarda quanti. Escono dai buchi, escono dalle fottute pareti. Ok. 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 Dai. Dai. Sì. Umiti. E dopo averlo usato, l'ho schiacciato. Povero pesce. Guarda, guarda dove siamo. E abbiamo anche la prima luna. Sì, sì, taglia corto. Ho trovato la luna, ok. Una delle 8000. Questo è il gusto mirtillo del mare. Mi incuneo sopra. Ok. Ehi là. Cosa gli ho lanciato? Oh oh. L'ho fatto così. Questa è guerra. I tuoi sforzi sono vani. Non ti cederò mai la deliziosa acqua nobile. Sai che gusto ha. Cos'è diventato? Cosa stai facendo?
Sembra che si sia arrabbiato. Forza, ancora tre fontane. Secondo me questo fa diventare The Florislava. Qualcosa mi dice che vuole far diventare The Florislava. Perché avete visto che è diventato di lava in testa? Oh no! Devo adesso andare in altre fontane. Cioè, una l'abbiamo fatta, che era quella lì. Ma ce ne sono altre in giro. Anche là c'è un checkpoint. Cosa mi nasconde in fondo al mare? In fondo al mare. Episodio, ragazzi, perché tra poco dobbiamo concluderlo. Voglio solo provare. Intanto qua... Oh santo cielo, c'è la Sfinge. Aspetta un secondo. Proviamo a fare l'indovinello della Sfinge pure qua. Se posso. Bussa via, vattene altrove. Ma ehi, ma io sono Mario! Ok. Benvenuto, viandante. E un benvenuto anche a te, essere cappelluto. Siete pronti a rispondere ad un altro mio quesito? Ma si è traslocata! Ma perché qui? Stavi molto meglio nella foresta. Qual è il nome di questo luogo? Rapide fossili, isola perduta, lago Lamboda, Bollicinia, Bollicinia. Risposta corretta, prosegui pure. Mamma mia che bravo. Mamma mia che bravo. Ci aveva un sagrato. Guarda qui, aveva un altro tesoro. Sì, il mio tesoro. Bene. Bene, sono venuto qua solo per questo. Mi aspettavo qualcosa di più dopo aver risposto a chi vuole essere miliardario qua. Invece niente, solo un'inutile luna. Fatemi andare un attimo da questo là. No, è il venditore di cappelli. È una ra... Perché? Che vestiti posso comprare? Dai, sono curioso. C'aveva anche una luna sotto, giustamente. La prendo, già che ci siamo. Dorri si chiama. Dorothy l'ho chiamata, invece è Dorri. Scusi un attimo, devo fare un acquisto. Salve, benvenuto a bordo. Guardalo quella tuta hawaiano da marinaio, bellissimo. Solo che mi sono tante conchiglie, adesso... No grazie, siete un po' isosi. Ormai è davvero... Vedete che si sta riempendo di lava il mondo? Questa cosa non va bene, sembra incandescente. Forse spruzzando l'acqua. Vai. Ok, si può fare così. Possiamo comunque ripulire... il mondo, e questo mi va bene. Quindi vedete, vai avanti così, spruzzi l'acqua e lo levi. Oh, aia. Ok, ok, vedete, funziona così. Ottimo, ottimo. Fatemi un attimo. Oh. Sì, c'è un'altra luna qui. È un laghetto. Ok, la prendo dopo. Muoviti, Mario. Oh. Senza acqua sti cosi muoiono male, eh. Però dai, ce l'ho. Ce l'ho. Vincerò. Vincerò. Usciamo dal tompo pompo. Spacca qui. Si può... si può... si... Mi sa che serve una luna per... no. Non si può aprire normalmente. Forse devo prendere proprio la luna che c'è qui sotto. Allora prendiamola. Probabilmente sì, è una luna che spacca il vetro. Dai, 100%. Vero? Dimmi di sì. 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 Ma vieni. Ma vieni, ma vieni, ma vieni. Ma vieni, ma vienone. Boing. Un altro tappo di sughero nella tua zucca di rapa. Sta diventando proprio di lava. Ottimo lavoro, mancano ancora due fontane. Va bene ragazzi, dai, per oggi mi fermo qua. Andremo a prendere le altre due fontane molto presto nel prossimo episodio. E andremo a vedere anche gli ultimi episodi di Mario. Ragazzi, voi lasciate un sacco di like per supportarmi. Io vi ringrazio però per la visione di questo. E noi ci vediamo a prossime fantastiche avventure mariogene. Oh cavolo, mi sta attaccando. Mi sta tirando boiate. Guardalo lì, guardalo lì, guardalo lì. Che ravazzolino sta facendo. Vabbè, al prossimo episodio.